Non c'è salute senza prevenzione e in un momento storico in cui la popolazione invecchia e richiede maggiori prestazioni sanitarie a fronte di una spesa pubblica che non può superare gli attuali 113 miliardi di euro, investire in tecnologia ed alta specializzazione medica significa investire nella propria vita. A dare sempre più risposte ai pazienti sarà la sanità privata, sempre più strutturata come network di prevenzione e cura. Anche nella sede di San Donato di Piave, nel Veneziano, un noto centro medico regionale ha dotato il servizio di radiologia e senologia diagnostica di un mammografo in 3D con tomosintesi, uno strumento che garantisce una migliore accuratezza nella diagnosi dei carcinomi alla mammella. Questa nuova tecnologia che scompone il volume del seno dà delle immagini più vicine alla realtà anatomica, di migliore interpretazione, e questo riduce da un lato i falsi negativi, ma riduce anche i falsi positivi, quindi le biopsie inutili, perciò complessivamente un notevole salto di qualità. Un'apparecchiatura adatta soprattutto alla diagnosi in donne giovani e con una struttura del seno molto ghiandolare. Avere una tomosintesi in più nel territorio, oltre a quella disponibile all'ospedale, significa riuscire a soddisfare un maggior numero di richieste. La possibilità di aumentare la disponibilità di luoghi in cui avvicinare le donne a questa che dovrebbe essere una buona prassi sicuramente va incentivata e sostenuta anche dalla pubblica amministrazione. Sono 5 le tomosintesi a disposizione del gruppo medico. I pazienti chiedono prevenzione. La gente chiede sempre di più di fare esami, accertamenti, visite per prevenire problemi molto più importanti. Guarda caso proprio questo, quello del tumore è una delle cose più importanti del seno, poi c'è quello della pelle, ci sono diversi casi in cui la gente preferisce prima intervenire facendo della prevenzione. Non bastano le macchine sofisticate, servono anche i medici che purtroppo scarseggiano. Prima cosa dobbiamo assolutamente far sì che il MIUR prenda una decisione e apra alle specialità di altri medici, perché mi sembra strano che noi dobbiamo andare a cercare medici nei paesi stranieri quando abbiamo qui dei giovani che avrebbero la possibilità e la voglia di poter investire nel loro futuro in questa specializzazione, che secondo me è peccato che questo non avvenga. Chiediamo alla regione un tavolo molto importante insieme a noi per riuscire a risolvere questo problema, perché così non possiamo più continuare. Ottobre è il mese rosa, quello della prevenzione per il tumore al seno, che resta una malattia pericolosa se non curata adeguatamente e con diagnosi precoce. Il cancro al seno, che oggi molti dicono essere l'influenza del secolo, in realtà non è una semplice influenza, che non sono neppure le altre peraltro, ben inteso, ma è una malattia di cui, se non presa in tempo con le dovute diagnosi, ancora si muore. E se non si muore si può trasformare in una malattia a lungo tempo con il discorso delle metastasi. Un'altra cosa molto importante, ieri il 25 settembre stiamo ragionando a livello nazionale con il Ministero della Salute di creare una giornata nazionale e anche internazionale della donna con tumore al seno metastatico. Le associazioni con il Ministero della Salute vogliono promuovere la giornata proprio del tumore metastatico con sensibilizzazione alle mutazioni genetiche. Combattere la malattia, se si riesce, cercando di condurre una vita normale senza rinunciare allo sport e alla socialità. La camminata con l'uso di bastoncini per chi è stato operato al seno, quindi purtroppo parliamo di chi già ha dovuto subire l'intervento. C'è anche una forte componente sociale, perché nella nostra associazione uscendo in gruppo si chiacchiera, e quindi anche persone che magari hanno dovuto vivere dei momenti molto difficili nella loro vita trovano un po' di sollievo restando con altre donne e parlando anche di quello che hanno vissuto. Io ho perso la mamma, che aveva 55 anni, di tumore al seno, e questa cosa veramente non deve succedere più, non può capitare più, perché la prevenzione permette che questo non capiti più. E io lo auguro a tutte le donne che possano magari trovarsi di fronte a un piccolo problema o un inizio di questo problema e di risolverlo, e quindi di poter andare in queste strutture dove ti senti tranquilla, ti senti appoggiata, ti senti coccolata e risolvere.